Questa vita mi distrugge. Riso dolce, Jack, prima. Riso dolce. O arroz doce. Muito bem! Hoje vamos falar português o dia todo. Hoje vamos cozinhar o arroz doce. Sabes o que é? Vou dizer. Eu vou dizer. Vamos falar a coisa do polo. Ha vibrato. Mettere una canzoncina, lo sai? Portoghese? Sì. No. Balla così? Un po' neomelodici. Vai, balla così. C'era Lisboa. Dai, con la parannanza. Ehi! Grande! Il montatore! Monta, colui che monta! Fazemos todos juntos esta receita típica portuguesa. O arroz doce. Adoro! Ma perché, giovane nonna, dal più profondo sud adesso mi esce con questa parlata portoghese? La mia metà del cuore è portoghese, di Lisbona. E quindi io devo insegnarvi anche delle ricette tipiche portoghesi, perché io racconto solo ricette della mia famiglia. E siccome una parte della famiglia è portoghese, bisogna iniziare a cucinare portoghese. Sapete anche perché cucino portoghese? Perché non si offendono se sbagli. C'è questa cosa tipica italiana, che se tu fai una ricetta, tipo sei di Matera, fai una ricetta di Roma? Sacrilegio. No, io la faccio così. No, mia nonna la fa così. No, è sbagliato perché io non uso questo. Agli altri, all'estero, non gliene può fregare di meno come cucini le loro cose. Hai sbagliato? Hai usato un altro ingrediente? Se piace a te, piace a tutti. Quindi, o arroz doce, che cos'è? Riso dolce. Arroz è riso, doce è dolce. È un riso cotto nel latte, quindi è un dolce tipicissimo portoghese. Lo trovate in ogni ristorante, in ogni tavola, in ogni fine pasto, in ogni festa, in ogni matrimonio, in ogni dove. O che è o arroz doce? Vamos precisar de leite, de arroz. Este arroz chama-se Carolino. E depois o limão. Limão, papará. Limão, papará. Limão dal gusto esagerão. Basta. A canela, eu acho que se chama assim também em português, a canela. Colazione francese. A manteiga, manteiguinha. E depois açúcar e água. Già sta. Non andiamo in tilt se non abbiamo il riso carolino. Sostituiamolo con vialone nano o riso Roma e saremo. Ah, già, vi devo spiegare bene perché voi non lo sapete. Allora, il riso sarà cotto nel latte, ok? Però prima, chiaramente, si inizia a cuocere un po' nell'acqua. Quando l'acqua sarà tutta evaporata, inizieremo ad aggiungere il latte. Quindi il primo step di cottura del riso è in acqua, con un pizzico di sale, una noce di burro e il limone. Poi ci aggiungeremo il latte, ma andiamo per gradi. Adesso prepariamo l'acqua. Parte riscaldiamo il latte, quindi mentre aspettiamo che l'acqua aromatizzata sobbolla, riscaldiamo il latte a parte. Ragazzi, siamo pronti perché mentre io chiacchiero qua l'acqua bolle, possiamo buttare il riso. Nel latte mettiamo anche, questo è un optional ma a me piace, una bacca di canna. Bacca si dice? Una stecca? Un pezzo di cannella. Guardate, arrivati a questo punto siamo pronti, possiamo andare col latte. Il late Kentigno, un po' Kent come me. Poco alla volta aggiungiamo il latte, non lo versiamo tutto in una volta perché non va bene, ragazzi, perché il riso si deve ammorbidire. Quindi esattamente come il processo del risotto, va inserito poco alla volta il liquido. Inserisci, assorbi, inserisci, assorbi, inserisci, assorbi. Pazienza ci vuole nella vita e nella cucina. Andiamo avanti, fin quando tutto il latte non si è assorbito, ce ne teniamo soltanto un pochino perché negli ultimi 5 minuti di cottura, quindi prima dell'ultimo bagnetto di latte, aggiungiamo lo zucchero. Questa è la ricetta di Ana, la mia amica Ana, che ringrazio per questa dose, ti voglio bene. Stiamo cercando di fare una videochiamata in diretta col Portogallo. Hola! Stas boa? Olha aqui! È fatto secondo te? Questo è lo segreto. Ha bisogno di essere morbido.
morbido, tipo quasi come se fosse una crema. Sì. Benissimo, allora ci siamo riusciti. Dai, allora un bacio grande e ci sentiamo presto. Bene, è pronto, l'approvazione da Lisbona è arrivata, siamo pronti per impiattare. Ah no, aspetta, 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 prima di impiattare leviamo la scorza di limone, mi ero dimenticata. Ci siamo, abbiamo finito, abbiamo terminato questa ricetta incredibile. Adesso manca l'ultima parte, che non è proprio considerabile una ciliegina sulla torta, perché la cannella in polvere che si mette su è... La cannella... No, ma fai poi tu, entra, esci, tanto non mi distrai, io sono... La cannella, stavo dicendo... La cannella è il 50% della ricetta, perché i portoghesi, diciamo, ognuno ha la sua coreografia sulla coppa di arroz doce. C'è chi fa le spirali, chi fa i rombi, chi fa i quadrati, chi fa Cristina che si muove mentre io parlo. Tanto rispetto zero in questa famiglia, non c'è rispetto per la gente che lavora. In questa casa non è un albergo. Parlare adesso, devi fare ancora rumori? Dicevo, diagonali, spirali, cose. La più tradizionale è queste striscine di rombi, diciamo, che poi si vanno a decorare con la cannella. Noi, per essere precisi, che cosa facciamo? Le lasciamo raffreddare un attimo, perché la cannella non si mette sull'arroz toast caldo, anche perché la maggior parte delle persone lo mangia proprio freddo da frigo. Dopo che si è raffreddato, ci facciamo la nostra decorazione di cannella e poi siamo prontissimissimi. Ok, adesso decoriamo con la cannella. Per andare dritta io che cosa faccio? Sarà che la deformazione personale, la deformazione professionale d'architetto mi devia, ma per andare dritta io prima mi faccio delle piccole righine con il coltello, poi lo mollo e vado a mano libera con la cannella. Se vi sentite invece con l'estro creativo, fate Pollock style e viene ben uguale. Stavo aspettando questo momento da non sapete quanto tempo, anche perché, come dire, per me è come fare un viaggio, è come prendere una valigia, è come partire, quindi vado. No ragazzi, ve lo giuro, non potete capire, provatelo, perché questo dolce parla di un popolo, di una tradizione, è una roba che non vi posso spiegare. Direi soltanto muito, 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 muito buono. Quindi ci vediamo alla prossima e, come si dice in Portogallo, beijinhos! Ciao!